Ben trovati a questo nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione di RTV 38 che vi racconta i lavori del Consiglio regionale della Toscana, lavori che sono ripresi dopo la pausa estiva nel 7° anniversario della tragica alluvione di Livorno e all'indomani di due importanti audizioni della Commissione d'inchiesta sull'alluvione dell'inizio dello scorso novembre in molte aree della Toscana. Ripartiamo dal confronto politico su questi temi. La ripresa dei lavori dell'Aula del Consiglio regionale dopo la pausa estiva si è aperta con un minuto di silenzio dedicato ai familiari e alle 9 vittime dell'alluvione che colpì Livorno il 10 settembre del 2017. L'omaggio del Consiglio regionale è arrivato all'indomani delle audizioni del Presidente della Giunta regionale Eugenio Giani e dell'Assessora regionale all'Ambiente Monia Monni da parte della Commissione d'inchiesta sugli eventi alluvionali del 29 e 30 ottobre e del 2 e 3 novembre 2023 in Toscana. È una valutazione sicuramente positiva anche perché la Commissione ha iniziato i suoi lavori con due audizioni molto importanti e significative, quella del Presidente Giani e dell'Assessora Monni. Il clima è quello della massima disponibilità e si fa sempre più largo da parte nostra come maggioranza la convinzione che questa Commissione davvero possa essere lo strumento migliore anche per richiamare tutti, a partire dal governo, a fare il proprio dovere, perché mancano ancora molti finanziamenti e quindi sicuramente il lavoro che porteremo avanti in seno alla Commissione servirà anche a evidenziare questo aspetto e a rilanciare questa richiesta nei confronti del governo nazionale. Sicuramente si è aperta un'interlocuzione interessante con la Giunta regionale. E sicuramente il lavoro da fare sarà un lavoro di approfondimento di non poco conto, anche e soprattutto per quanto riguarda la parte degli investimenti, perché io credo che sia sotto gli occhi di tutti ormai che non è più possibile che in questa regione, appunto, quando si verificano degli eventi meteorologici che per quanto possano essere eccezionali, poi diciamo mettono di nuovamente in ginocchio a distanza di poco tempo interi paesi, beh, voi capite che quanto mai è opportuno capire soprattutto lo stato dell'arte delle infrastrutture in Toscana. I nostri approfondimenti avranno ad oggetto naturalmente quello che è stato fatto, quello che è stato programmato, quello che non è stato realizzato, anche perché contrariamente a quella che è la narrazione ormai troppo frequente, mi permetto di dire, rispetto a una lamentela continua verso un governo che comunque risorse ne ha messe sul campo e che governa da solo 2 anni e che è, come dire, chiamato in causa di fronte a decenni, permettetemi anche, di mancata programmazione, mancata realizzazione di interventi, oggi addirittura molte colpe vengono scaricate sui comuni per quanto riguarda la rete fognaria, quando sappiamo bene che questo è un onere che spetta ai gestori dei servizi. Ecco, questo scaricabarile onestamente credo debba trovare uno stop, una fine. Dal governo, sin dal 2010, la Regione Toscana ha ricevuto ingenti risorse per intervenire sui territori più fragili, per prevenire ovviamente situazioni come quelle che invece sono occorse. E quindi ho chiesto che si smettesse questo rimpallo di responsabilità verso il governo, che noi non crediamo assolutamente vi sia, mentre invece, anche alla luce di quello che è successo proprio in questi giorni, penso a Campi Bisenzio, penso a Montemurlo, evidentemente la Regione Toscana è ancora indietro e credo che il Presidente Giani debba più riflettere su quelli che sono i suoi ruoli e su quelli che sono i compiti in virtù di questo ruolo aggiuntivo che ha, più che guardare alle questioni del governo. Temiamo che questa commissione in realtà, più che fare luce, possa diventare un oggetto di scontro politico tra il Partito Democratico e le destre, e non è questo l'obiettivo che noi vogliamo raggiungere. Per noi sarà importante seguire e seguiremo questa commissione innanzitutto per cercare di capire quali sono le ragioni che hanno scatenato questo evento, anche se in gran parte le conosciamo e sono legate alla mancanza di prevenzione e all'eccessivo consumo del suolo che è stato fatto anche in queste aree, ma soprattutto per cercare di capire anche come evitare altri fenomeni come questo. Ciò che è accaduto in questi ultimi giorni di nuovo in Toscana ci fa capire che il nostro territorio è fragile, estremamente fragile.
e queste commissioni, gli esperti che vi parleranno al suo interno, possono aiutarci a capire quali sono le precauzioni e le misure da prendere come amministrazione per cercare di fare in modo che si possa perlomeno mitigare quei danni che probabilmente, visto il cambiamento climatico in corso, saranno inevitabili ancora per molto tempo. È necessario un intervento attento, Agenda 2030 che è dell'Unione Europea, ma soprattutto che il Movimento 5 Stelle ha già anticipato nel 2009 quando è nato, è l'unico strumento che ci può permettere di fronteggiare questa che potrebbe essere una delle grandi, più grandi crisi climatiche che ha conosciuto il genere umano da quando è sulla Terra. Alluvioni e disastri cui purtroppo ci stiamo abituando e che sono connessi ai cambiamenti climatici in atto, al tema del cambiamento climatico è strettamente legato anche a un atto importante che è sbarcato in aula, il piano forestale regionale. L'assessora regionale Stefania Saccardi ha illustrato all'aula l'informativa relativa al nuovo piano regionale forestale, un ricco patrimonio che va gestito e salvaguardato, di cui bisogna tutelare la biodiversità. L'assessora ha ricordato che le risorse regionali che avremo disponibili sulla nuova programmazione ammontano a circa 100 milioni di euro. La strategia toscana si incentra su questi assi strategici verticali: la sostenibilità, la resilienza e la lotta ai cambiamenti climatici, la competitività delle aziende forestali e della filiera foresta legno, la vivibilità e l'attrattività dei territori rurali, l'innovazione e la qualificazione degli addetti del settore, la semplificazione amministrativa. Il patrimonio forestale è importante, la riflessione che abbiamo fatto oggi in Consiglio ha riguardato una serie di elementi. Il primo, il problema è che c'è una scarsa remunerazione per le imprese forestali, le aziende, cioè, che contribuiscono chiaramente in modo fondamentale a una gestione corretta del bosco, e per questo è importante aumentare il sostegno agli investimenti e all'innovazione. Altro punto che abbiamo chiarito è la questione di come dobbiamo affrontare il problema della frammentazione fondiaria. Noi abbiamo il patrimonio forestale diffuso tra tanti proprietari, molti dei quali non sono neanche imprenditori agricoli. Altro punto è la filiera. Sappiamo che un conto è il boscaiolo, un conto è il commerciante del legno. Noi sappiamo appunto che è necessario mettere a rete in modo più forte la filiera, anche appunto per aumentare il reddito in mano poi a chi produce, a chi svolge il lavoro sul territorio. Sono tre linee su cui la Regione investe nei prossimi anni 100 milioni di euro. Una discussione importante che mette intanto la priorità sulla tutela dell'ambiente, delle aree boschive molto importanti nella nostra regione. Siamo la regione d'Italia che più di altre ha boschi, che peraltro stanno anche crescendo, e come tale, nel rispetto della biodiversità, dobbiamo creare opportunità di lavoro, dare merito, reddito e opportunità a chi vi lavora, coinvolgendo i territori, le amministrazioni comunali e le unioni dei comuni, e nello stesso tempo creando filiere rispetto alle produzioni che il bosco offre. Il bosco è una ricchezza e come tale va lavorato, va ovviamente mantenuto, e questo può produrre lavoro. È evidente che il piano della forestazione è uno fra i piani di programmazione più importanti che la Regione Toscana svolge. Italia Viva sostiene la relazione del nostro vicepresidente Stefania Saccardi, sostiene convintamente nel merito delle questioni, e fa piacere che l'Aula abbia approvato gli atti di indirizzo collegati che danno sostegno alla nostra visione in merito. Quello che completamente manca è la consapevolezza dell'importanza delle foreste per la lotta al cambiamento climatico, cosa che ormai è talmente evidente e assodata, soprattutto in Toscana, dove vediamo i risultati di questi cambiamenti climatici praticamente ogni settimana, con alluvioni e straripamenti. Ecco, qui manca totalmente una visione ambientalista e di tutela delle foreste, a discapito di una considerazione della foresta come fonte di cippato, e che va a alimentare la
filiera della foresta produttrice di energia, a completo discapito della filiera di produzione del legno. Tra l'altro ho anche molto apprezzato l'intervento del capogruppo Ceccarelli, stranamente mi ha visto in sintonia su alcuni punti. Tant'è che anche il Partito Democratico ha ritenuto di dover fare una proposta all'assessore riguardo a questo piano forestale. È evidente che ci sono delle lacune da colmare. Dico molto chiaramente che mi sembra un documento che rifletta lo stato attuale della maggioranza di centro-sinistra, probabilmente anticipa quello che sarà diciamo l'allargamento al campo più esteso che vede anche il Movimento 5 Stelle. In effetti ci sono delle oggettive difficoltà a trovare una amalgama tra di loro, perché su questo argomento ci sono posizioni estremamente diverse dal centro-sinistra attuale ai 5 Stelle. In particolare la consigliera Noferi si è veramente messa sulla strada di una ideologizzazione, di una strumentalizzazione della vicenda che l'ha fatta addirittura criticare alcuni, se non la maggioranza, degli attuali boscaioli per come gestiscono il bosco. Io questo non lo posso accettare. Difendere i più fragili, i più vulnerabili dalle truffe e promuovere, raccontare l'importante azione quotidiana di chi fa volontariato, di chi spende il proprio tempo e le proprie energie per gli altri. Questi i temi alla base di due bandi del Coreco. Presentati a Palazzo del Pegaso i bandi del Corecom Toscana in Sport 2024, Non abbocchiamo e La Toscana che fa bene. Si tratta della terza edizione per La Toscana che fa bene, bando per il conferimento di un premio alla migliore campagna di comunicazione sociale. Toscana in Sport 2024, Non abbocchiamo, premierà invece i migliori spot video realizzati sul tema del contrasto alle truffe telefoniche e online. Da un lato la comunicazione sociale e l'importanza che riveste per tante cittadine e tanti cittadini, un'iniziativa che portiamo avanti insieme al CESVOT ormai da diversi anni e che dà il senso anche di un punto di vista differente come regione vogliamo avere. E poi l'altra iniziativa altrettanto importante, che è un modo per sensibilizzare le cittadine e i cittadini sulle truffe che spesso avvengono attraverso i canali informatici, attraverso iniziative come queste. Noi vogliamo dare il nostro contributo per avere una società ancora migliore e per dare ai cittadini tanti strumenti per accorgersi, purtroppo, come dire, che le truffe sono tante e avvengono anche in maniera molto semplice, quasi inosservata. Mancano ancora 20 giorni per partecipare a questi due bandi, a cui teniamo molto, a cui tiene molto anche la Regione Toscana e i vari organismi che partecipano. Uno appunto è la Toscana eSpot, che è quella legata a fare dei video di massimo 60 secondi rivolti ai residenti in Toscana, a partire dai giovani della Toscana, e quest'anno il tema è quello delle truffe telefoniche, delle truffe telematiche, e il titolo è appunto Non abbocchiamo, per cui noi chiediamo che ci vengano così inviati questi video, che poi verranno premiati, avranno anche dei riconoscimenti economici con un totale di 10.000 euro, premio da 5.000, 3.000 e 2.000 euro. E questo chiaramente è un tema molto sentito, molto d'attualità, e servirà per sensibilizzare la popolazione, a partire dalla popolazione più fragile e vulnerabile. L'altro bando importante che facciamo in collaborazione col CESVOT e con la Regione Toscana invece è quella La Toscana che fa bene, e si rivolge a tutto quello straordinario patrimonio di mondo che è il volontariato, l'associazionismo, il no profit e non solo, e si rivolge a premiare le migliori campagne di valore sociale, di interesse pubblico, per cui è in qualche modo un riconoscimento e una valorizzazione di tutto quel lavoro importante che viene fatto, e qui possono partecipare sia gli enti no profit, sia le istituzioni e i privati cittadini. Siamo in chiusura per questa settimana, i lavori del Consiglio regionale torneranno in aula nei prossimi giorni, noi
e saremo qui a raccontarveli nel prossimo appuntamento con la voce del Consiglio. Arrivederci.